Ciao a tutti, bentrovati. Nel video di oggi volevo fare un viaggio sciamanico per chi vuole incontrare la figura paterna con la quale vuole in qualche modo chiarire delle cose. In questo viaggio si può andare a parlare con la memoria che rappresenta con le informazioni che rappresentano la figura paterna. In qualche modo andiamo a parlare con la sua anima. La persona può essere già sorpassata piuttosto che ancora in vita. Per cui in questo viaggio nasce da una richiesta che ho avuto da Antonella. Antonella mi ha domandato, volevo chiederti se conosci qualche meditazione sugli antenati. Poi, alla mia domanda, cosa intendi per antenati, mi ha spiegato che ha fatto una sessione di costellazioni familiari. E comprendendo che c'era qualcosa di irrisolto nei confronti del padre, si chiedeva se c'è qualche meditazione al riguardo e poi sta tentando di fare il TCT. Mi ha scritto, vorrei trovare la radice del problema familiare, avrei potuto farlo quando era in vita, ma evidentemente non avevo consapevolezza. Con questo video volevo preparare una meditazione proprio per questo tema, in modo tale che sia Antonella che chiunque voglia provare ad avere un dialogo guaritore, un dialogo che ci alleggerisce dai pesi magari che ci trasciniamo per i rapporti che abbiamo o che abbiamo avuto con la nostra figura paterna, allora io volevo provare a fare questa meditazione insieme a voi, sciamanica, questo viaggio sciamanico. Per cui, per chi vuole fare questo viaggio e per poter alleggerirsi un po' di questo rapporto magari conflittuale o di questo dialogo mai avvenuto, mai concluso, mai risolto con la propria figura paterna. La prima cosa che dico è se riuscite, cioè di provare a fare tiro del color test perché le figure di anima e spirito, anima la nostra parte femminile e spirito la nostra parte maschile, a livello di contesto familiare è probabile che la figura di anima e di spirito rappresenti a specchio, è probabile che a specchio si verifichi un rapporto tra la madre e il padre che ha in qualche maniera ci dà delle informazioni su come stanno le nostre sfere. Inoltre c'è anche a specchio l'aspetto del rapporto che noi abbiamo col nostro padre in base alla sfera di spirito. Quindi fare il tiro del color test in amico flash è sicuramente utile per armonizzare le nostre sfere e quindi a specchio si riusciranno a sciogliere delle cose. Se siete pronti, vi consiglio di tenervi un foglio e una penna. Se non ce l'avete, pigiate pure pausa e io vi aspetto qua. Ok, se siamo pronti, vi auguro una buona meditazione e si inizia. Come sapete, inizio con il suono del tamburo. A un certo punto, per ora inizio con il mio. Con questo, che è un tamburo celtico, e inizio con lui e inizio a liberare un po' la mia inizio un po' a rilassarmi con il canto e vi invito anche a voi di trovarvi un posto tranquillo dove potete un po' liberarvi se ne avete voglia perché
Se non potete farlo, o mi ascoltate, oppure passate avanti alla parte della meditazione nella quale inizierò a metterò in di sfondo la traccia audio di Sandra Ingerman e inizierò con il viaggio guidato. Volevo anche accendere. Per questa occasione volevo accendere una candela, una candelina e un incensino. Nel momento in cui inizierò a rimanere soffocata dall'incenso, lo spegnerò, però per ora lo lascio acceso. Allora, questo incenso lo accendiamo per la nostra vita, per la nostra serenità e per la voglia di riuscire a sciogliere qualsiasi cosa, per darci un po' di serenità, di pulizia dell'aria, eccetera. Quindi mi accendo un incensino e si parte. Adesso che abbiamo un po' raccolto la nostra energia e liberata in qualche maniera, ci siamo proprio concentrati nel voler purificare, no? Col canto, con la voglia di lasciare andare e di in qualche maniera guarire qualsiasi
qualsiasi conflitto, qualsiasi cosa non risolta, no? Col nostro padre. E iniziamo con la meditazione. Sceglietevi un posto tranquillo, potete stare a sedere piuttosto che sdraiati. Vi consiglio, essendo un viaggio in cui vogliamo un po' lavorare e nello stesso tempo rilassarci, ma risolvere, no? Con determinazione determinate situazioni, allora vi consiglio di tenervi un foglio, una penna vicini, perché poi ci sarà da scrivere qualcosina, come nel viaggio del bambino interiore. Quindi non è un viaggio in cui si perde la cognizione del tempo, non è un viaggio, o perlomeno è probabile che il tempo si muova in modo un po' a fisarmonica, quindi trovatevi un momento in cui non avete minuti contati e appunto vi consiglio di, essendo un viaggio dove non si perde la cognizione di se stessi, nel momento in cui ci sarà il momento di scrivere qualcosina, uno apre gli occhi e scrive, poi dopo ritorna, con gli occhi chiusi. Quindi, buona meditazione e buona chiacchierata col vostro papà. Ciao! Chiudiamo gli occhi ed immaginiamoci di avere intorno a noi una zona buia, ancora non chiara. Mano a mano che andiamo avanti, vediamo che intorno a noi si chiarisce meglio lo sfondo e ci accorgiamo di trovarci in un giardino. Se alziamo gli occhi possiamo vedere che c'è un bel cielo azzurro, è una bella giornata di sole. E se ci guardiamo intorno, vediamo che girandoci a sinistra ci sono degli alberi in fondo, un bel bosco e davanti a noi un bel prato con delle farfalle che volano, degli uccellini che cinguettano. Se proseguiamo a vedere davanti a noi girando la testa, quindi da sinistra davanti a noi, vediamo che c'è una panchina. Una bella panchina bianca che poi osservando meglio ci accorgiamo che sono due panchine. Se le guardiamo meglio sono due belle sedie di quel metallo battuto con delle belle decorazioni floreali. Sono due belle sedie bianche da giardino e c'è un tavolo, un tavolinetto da tè. Poi continuiamo a girare sulla nostra destra e vediamo che c'è del verde e ci sono delle siepi. Se ci giriamo dietro, ci accorgiamo che c'è una porta dalla quale siamo passati, una bella porta blu. A questo punto proseguiamo ad osservare e, dato che la nostra intenzione è di parlare con l'anima del nostro papà, del nostro babbo, di nostro padre, sia che sia oltrepassato, sia che sia vivente, andiamo
nel mondo in cui ci possiamo fare un dialogo assieme. Come ci andiamo? Decidiamo di far apparire davanti a noi una sfera azzurra come il cielo sereno, luminosa, calda e accogliente, con una buona vibrazione. Questa sfera azzurra e luminosa, calda, serena, che ha l'azzurro del cielo, sta davanti a noi ed è grande quanto la nostra altezza, anche un poco di più. Per ora la lasciamo lì davanti a noi. Facciamo apparire una porta bianca e luminosa alla nostra destra. La apriamo, quindi ci avviciniamo alla porta e ci accorgiamo che c'è una maniglia di ottone. Giriamo la maniglia e apriamo la porta. E facciamo entrare nostro babbo, nostro padre, il nostro papà. Sia che sia defunto o che sia in vita, bisogna comprendere che questa è la memoria dell'idea che abbiamo noi di nostro babbo ed è la memoria che lui ha di se stesso. È un insieme delle vostre memorie che stanno in vita grazie alla vostra idea che avete di questa figura. Iniziate un dialogo. Quindi, adesso che sei davanti a tuo babbo, gli puoi dire che hai capito delle cose che non erano risolte. E gliele dici. Ti prendi un po' di tempo per dirgli tutto quello che gli vorresti dire e che non hai ancora potuto e che non riesci perché magari non avete un buon dialogo o perché è già oltrepassato. Quindi cogli questa meditazione per dirgli quello che hai bisogno di dirgli. Cogli questa meditazione per raccontargli le cose che hai capito e le cose che non hai capito, le cose che vorresti risolvere e se hai capito come, glielo dici. Quindi gli puoi dire quello che non puoi dirgli in vita. Le parole che usi sono ormai vuote dal rancore o da aspettative. Hanno consapevolezza. Sono parole di consapevolezza, serenità e voglia di chiarire. Parole che lasciano solo affetto e serenità. Prenditi il tuo tempo per dirgli le cose che hai da dirgli e pigia pure pausa. Se
Se stai ascoltando, è probabile che hai già fatto una bella chiacchierata. Ora puoi chiedere a lui se vuole dirti cosa ne pensa di ciò che gli hai detto e lo lasci parlare. Questo dialogo può avvenire in pochi secondi perché le informazioni ti possono arrivare subito, oppure possono essere discorsi articolati. A questo punto puoi prenderti del tempo, dopo che lui ti ha parlato, puoi prenderti del tempo, pigiare pausa e prendere il foglio che hai vicino e scrivere un elenco di cose che ti hanno fatto soffrire, di cose che lui ha sbagliato con te e cose che tu hai sbagliato con lui. Le scrivi e forse sono già state tutte dette, però probabilmente dopo aver sentito cosa ne pensa, nel momento in cui hai chiesto a lui se vuole dirti cosa ne pensa, se lui ha capito tutto e siete d'accordo in tutto, è probabile che questa lista non serva più. Ma se, sentendolo parlare, ti vengono in mente altre cose da dirgli, te le scrivi e poi gliele dici. Quindi dopo averle scritte, gliele dici. Se lui è d'accordo, vi potete salutare. Chiedigli se vuole salutarti con un abbraccio. Se lui vuole dirti qualcos'altro di utile per te e di costruttivo, se si vuole scusare e ti dice che non aveva capito o che era inconsapevole in vita o adesso, ti dirà anche che ora ha capito tutto. E se ha qualcosa da dirti, come ad esempio scusa, lascia che te lo dica. Dopo questo dialogo avvenuto col cuore, dove tu gli hai mostrato con serenità e con consapevolezza delle cose che anche tu non sapevi, ma poi le hai capite e gliele volevi dire, ma non ce n'è stata mai occasione, a questo punto avverrà una comprensione per entrambi e una leggerezza, una sensazione di libertà e di leggerezza, perché finalmente questa cosa si è chiarita. Non c'è più bisogno di trascinarla, né di rivivificarla, né di farla rivivere con il dolore, col rancore e l'incomprensione. Quando vi siete chiariti, nessuno di voi due avrà più bisogno di specchiarsi nella separazione dell'altro, perché non esistono più separazioni da comprendere. Se vi rincontrerete, sarà un rapporto sano e armonico. A questo punto, osservando
la sfera grande davanti a te, quella azzurra del colore del cielo, calda, accogliente, che ha una buona vibrazione, puoi dire a lui che se vuole può entrare nella sfera azzurra, accogliente, calda e serena. Se sì, lo saluti e lo lasci entrare in questa sfera che ha una vibrazione di benessere e di serenità. E appena entrato, la sfera diventerà invisibile. Se questa sfera con questa vibrazione non gli piace, gli potete dire di scegliere lui il colore, la vibrazione giusta che preferisce. A quel punto lui accetterà il colore azzurro del cielo piuttosto che un altro bellissimo colore dell'arcobaleno, con una buonissima vibrazione. Entrerà in questa sfera e appena dentro diventerà invisibile con essa. A questo punto sarete voi in questo giardino bellissimo, soddisfatte, rilassate, soddisfatti e rilassati. Potrete ritornare nel luogo presente di dove state facendo la meditazione adesso. Facciamo un grande inspiro ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Siamo pienamente tornati qua, nel qui e ora, di adesso, e abbiamo raccolto informazioni piacevoli, informazioni di amore, informazioni di perdono dove c'è bisogno di perdonare, informazioni di lasciare andare, più che perdono, di lasciare andare, di non trattenere. Siamo pronte per osservare il mondo, per osservare questo aspetto senza più il peso, il dolore, l'incomprensione che ci siamo portati sempre dentro. Apriamo gli occhi. Il viaggio è finito e con questo vi saluto. Ciao!